col sorriso straordinario come sempre, è il miglior messaggio per la piazza aquilana che deve digerire un pareggio particolarmente doloroso. Vabbè, in che senso? Che se vinciamo... No, nel senso a 10 minuti dalla fine forse un, sì, un concorso di colpa, no? Ho detto ai giocatori che sono intervenuti, ogni tanto il pallone va buttato in tribuna però. Beh, diciamo che non sempre, però in alcune circostanze sì, perché vabbè, là quando si è preso gol era già da parecchio che potevamo fare meglio in alcune circostanze, sia quando ci siamo trovati in fase offensiva e potevamo concludere, cioè, magari forse sarebbe stato troppo fare il secondo gol, però avremmo dovuto farlo perché le condizioni per farlo erano comunque erano dietro l'angolo. Per quanto riguarda invece dietro, in effetti un paio di volte, e una di queste l'abbiamo pagata, abbiamo gestito male l'uscita, abbiamo perso palla e poi quando sei comunque abbastanza stanco ci può stare che su quella situazione, poi adesso al di là del fuorigioco o meno, comunque insomma siamo stati, cioè, non bisogna perdere quella palla perché poi con la stanchezza ci sta che lì in mezzo può, ogni tanto succede qualcosa e non possiamo sempre... sperare nei nostri difensori che facciano sempre i miracoli. Mister, qualche istante fa ho detto a prescindere dal pareggio, io direi bicchiere mezzo pieno, fa male dirlo pieno perché il campo basso allunga, però se guardiamo solo alla partita giocata qui al Gran Sasso io direi che l'Aquila si è comportata ottimamente, qualche errore ma ci può stare. Sì, ma difatti io non sono per niente rammaricato, al di là che avrei voluto sotterrarmi dopo il gol loro. Però la valutazione sulla partita deve essere quella reale, che noi insomma, abbiamo fatto per larghi tratti abbastanza bene e avendo poi trovato il vantaggio con un Eurogol, perché poi lì il gol non l'ha fatto l'Aquila ma l'ha fatto in questo caso veramente Banegas, avremmo potuto ecco, sfruttare meglio quella situazione di vantaggio, no, l'abbiamo fatto a tratti. Però ecco, non ci stava poi mettersi in una condizione tale di prendere gol quando magari non c'erano le condizioni per prenderlo. Mister, non ne parliamo mai, o perlomeno è una teoria che lei porta avanti da sempre, ma un giudizio sul direttore di gara, perché nel servizio ci saranno parecchi episodi legati alla moviola. Ma io non lo so, l'ho vista abbastanza nervoso ad un certo punto del match. No, io all'inizio mi ero un pochino innervosito, ma non c'è stato nulla di grave, anzi io non faccio mai le partite pensando ai tifosi, pensando all'arbitro, pensando all'aspetto esterno, perché poi l'arbitro fa parte del gioco e può sbagliare o meno, però le partite o i campionati non sono mai determinati dagli errori arbitrali, se ce ne fossero. Mi era sembrato strano, cioè, non mi è piaciuto che noi al primo fallo di gioco abbiamo preso un'ammonizione quando magari ci sono stati anche altri falli, magari più determinati, più maschi, seppur corretti, ci mancherebbe altro, dove magari a volte addirittura l'azione è proseguita, a volte... Mister, mi scusi, quello su Giulio Dori a Bellardinelli che era diffidato? Il giallo combinato a Giulio Dori, quello a Bellardinelli che tra l'altro era diffidato. No, io pensavo al fallo nel primo tempo dove Giulio Dori era arrivato un po' in ritardo, era entrato senza cattiveria sulla palla e lì è stato ammonito, però ecco, poi al di là che c'è stato quell'episodio del rigore dove comunque loro il primo tempo avevano protestato per qualcosa in aria che io onestamente non ho visto perché c'era troppo ressa, no? Loro hanno protestato per qualche tocco nostro di mano, io non ho neanche chiesto ai miei giocatori, però anche lì nella situazione nostra c'è stato il terzino loro, il giocatore esterno alla parte, sfortunatamente però la palla gli è battuta sulle braccia, avrebbe potuto fischiare rigore, però il rammarico mio è come abbiamo preso gol e non aver vinto la partita, assolutamente niente contro l'arbitro. Mister, l'ho chiesto al direttore, poi la lascio andare, ancora una produzione di gioco importante, soprattutto in fase offensiva, però ancora una partita dove nel tabellino delle marcature c'è solo un gol, e allora ti chiedo, stuzzichi la società, stuzzicherai la società per un innesto lì davanti, oppure sei contento di quello che la piazza aquilana, che la società aquilana ti ha portato a casa? Abbiamo tanti giocatori offensivi e tanti centrocampisti,
Tra l'altro adesso con i ragazzi, con i terzini, ne abbiamo anche di più di quelli che servono, quindi non c'è nulla da chiedere, c'è solo da migliorare, quindi creare di più, fare più gol, e poi dipenderà poi dalla nostra bravura. Oggi in effetti, ecco, la cosa che magari, ecco, si è detta con i ragazzi nello spogliatoio è che quando devi fare gol o devi concludere, lo devi fare, e quando invece non ci sta che prendi gol perché magari sei superficiale, magari perdi una palla sanguinosa, anche su questo si fa più attenzione, devi essere un pochino più cinico da questo punto di vista, però si dice così quando poi, ecco, magari tu potevi fare meglio, non fai gol, allora dici che bisogna essere più cinici, chiacchiere che pure io sto sbagliando pure a dire.